In settimana ho dovuto subire il tentativo di una truffa al telefono, per fortuna sventata subito, ormai ho una certa età e anche un po' di esperienza ed è bastato poco per scoprire l'inganno e salutare garbatamente il finto meccanico. Ma secondo voi sarà stato l'unico tentativo della giornata? Secondo me, se non 70 volte 7, ci avranno provato sicuramente almeno qualche centinaia di volte con qualcun altro. Ma se i malfattori sono così assidui e certamente sono disposti a ripetere lo stesso giochetto di furbizia centinaia di volte al giorno sperando che qualcuno ci caschi, perché noi facciamo così fatica ad ascoltare Gesù quando ci chiede di compiere una buona azione senza star lì a contare minuziosamente quante volte lo facciamo? Probabilmente anche noi, come Pietro, abbiamo il braccino corto quando si tratta di perdonare, ritenendo che dopo un numero ragionevole di carezze si possa passare anche all'uso della mazza da baseball. Questo ragionamento potrebbe anche andare bene se continuiamo a pensare secondo gli uomini e non secondo Dio, ma ormai siamo in cammino dietro Gesù e vogliamo imparare da Lui lo stile del cristiano. Certamente il perdono vicendevole è davvero una delle virtù più necessarie, anche se impegnative, per poterci dire davvero suoi seguaci. La questione del numero o della quantità, come viene suggerita anche dalla parabola del servitore cui viene condonata una somma enorme rispetto al credito esiguo che lui aveva verso il suo compagno di servitù, in realtà è solo un modo figurato per aiutarci a capire il vero significato della virtù del perdono. Questo non deve essere un gesto sporadico legato a qualche situazione particolare o a qualche giorno in cui siamo particolarmente benevoli verso gli altri. Deve essere un habitus, una buona abitudine, quasi appunto un abito da indossare sempre e non solo nei giorni di festa. Deve diventare per noi una consuetudine di comportamento che non richiede particolari decisioni o scelte di vita da affrontare di volta in volta. Il cristiano, proprio perché consapevole dei propri limiti e peccati e quindi della grande dimostrazione di amore e perdono ricevuto da Dio, deve poi diffondere con naturalezza, quotidianamente, almeno una parte di quanto ricevuto. L'insistenza di Gesù su questa caratteristica quotidiana e nello stesso tempo esagerata del perdono è dovuta al fatto che lui ci conosce bene e sa che qualche gesto di perdono sappiamo anche offrirlo, specialmente se di facciata o esteriormente, ma per il vero perdono di cuore dobbiamo essere continuamente motivati dalla certezza di quanto abbiamo già ricevuto in abbondanza noi stessi da Dio. E come Lui si impegna a perdonare innanzitutto noi, Suoi figli, così anche noi, concretamente, dobbiamo cominciare a perdonare i più vicini con gesti concreti di accoglienza e sopportazione verso le persone della nostra casa, della nostra stessa via o del nostro paese. Solo così possiamo sperare di poter camminare insieme a tanti fratelli, pur rispettando le ormai famose distanze sociali, ma con il cuore profondamente unito al Padre e tra di noi, mossi dal comune desiderio di costruire un mondo migliore, più umano e più fraterno. Ed ora ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re
che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pietà con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.